Assessore Rixi, a Expo registrato nel convegno dedicato alle infrastrutture e ai porti un forte interesse degli operatori per il sistema portuale ligure. Che cosa può succedere? Cioè, i porti liguri non vanno lasciati soli? No, bisogna iniziare a far sì che la politica diventi un elemento facilitatore per semplificare le procedure per gli operatori portuali, per il sistema integrato del trasporto. Per far questo bisogna mettere insieme le autorità portuali, che non devono essere centri di potere ma anche loro centro di facilitazione per i flussi delle merci, e far sì che il sistema paese possa ripartire proprio anche dal trasporto marittimo. Oggi noi rappresentiamo un'eccellenza nel sistema portuale italiano, abbiamo bisogno che il governo se ne accorga, abbiamo bisogno di prendere nuovi mercati. Per far questo dobbiamo efficientarci in attesa di infrastrutture come il Terzo Valico, fondamentali, ma che arriveranno tra una decina d'anni. Se noi stiamo fermi per 10 anni, quando arriveranno sarà troppo tardi. Oggi invece il bacino del Mediterraneo, tornato centrale con l'allargamento del canale di Suez, può essere un'opportunità per la nostra portualità e soprattutto per il nostro sistema economico per poter ripartire. Quindi l'attenzione di Regione Liguria, che ha portato a Expo i propri porti perché vuol condividere con altri le scelte strategiche, coinvolgendo Piemonte, Lombardia, speriamo domani la Svizzera e magari altre realtà, perché i porti sono un sistema che è un sistema di tutti e fondamentale per il rilancio del nostro paese.